Ciao Lautaro, Hola. sono il dottor Coco, otorino laringoiatra e logopedista. Ti starei chiedendo perché sono qui. Sono Perché? qui perché la società mi ha chiesto di fare chiarezza sul tuo presunto sputo ai danni di Teo Ma Hernandez. io non hai sputato. Non dubito della tua buona fede, ma purtroppo dal video non è chiara questa cosa. Il video è stato analizzato, messo a rallentatore, non si capisce se c'è un riflesso di luce ingannevole, insomma, non siamo riusciti ancora a fare chiarezza sull'accaduto per evitare appunto squalifiche e sanzioni. E allora, cosa abbiamo pensato di fare? Di analizzare le parole che tu hai detto, Hernandez, per capire se all'interno delle frasi ci sono dei fonemi labiali, labiodentali, che possano giustificare un'eventuale fuoriuscita di saliva e dar così la colpa non al tuo gesto, ma semplicemente all'emissione naturale del suono. Ti faccio un esempio. La P è una consonante sordo-occlusiva, può creare questo. La S, che è una fricativa alveolare sorda pure, è a maggior ragione per te che la pronunci alla spagnola, F. Dal testo, noi porteremo prove concrete al giudice, dando la colpa per questo presunto espettorato proprio a questi fonemi. E allora, potresti dirmi gentilmente che cosa hai detto a Teo Hernandez? Ma niente, ero nervoso, lui mi ha provocato e ha detto che sua madre è una p*** che tra le gambe c'ha un p*** e da dietro me la fa il p*** mentre suo padre me la s*** e tutto con la bocca aperta mentre tutto fino in fondo come un riccio trapanato che cavalca il mio grande ca. Insomma, solo questo è detto. Allora, dottore, cosa diciamo al giudice? Diciamo che ha sputato, che è molto meglio. Arrivederci. Ma dove va, dottore? Vado a chiamarvi un esorcista.